Buon pomeriggio a tutti, penso che siamo in diretta e quindi vi do il benvenuto alla nostra rubrica settimanale, il libro della settimana. Io sono Antonella Campagna e sono la responsabile degli eventi culturali e delle attività didattiche della Biblioteca Universitaria di Pavia. Ormai ci conosciamo. Oggi siamo qui per presentare un libro veramente importante, importante perché racconta una storia che non è mai stata raccontata. Il libro si chiama Per una storia dell'assistenza infermieristica a Pavia, lo vedete bene, e l'autrice è Lucia Pregliata. Adesso vi presento i miei ospiti. Eccoci. Allora, anzitutto Lucia Pregliata. Lucia è una infermiera, è di origini sarde, ma ha studiato e lavorato a Pavia e quindi è perfettamente, diciamo, integrata nel nostro territorio, tanto che il suo libro, che si occupa anche, diciamo, apre anche orizzonti diversi, si concentra soprattutto su Pavia, su cosa succede a Pavia nel lavoro infermieristico dal Medioevo fino a Florence Nightingale. Poi ci racconterà Lucia un nuovo lavoro per andare avanti. Scusate, c'è un commento per cui stavo leggendo. Con noi c'è anche Luigia Belotti. Luigia Belotti l'avete già conosciuta su questi schermi perché abbiamo già presentato il libro Infermieri Pavesi contro la paura, scritto da Daniela Schrerer, il secondo delle pubblicazioni fatte durante la sua presidenza dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia. Adesso Luigia non è più presidente, però è stata, diciamo, una delle promotrici di questo volume e quindi siamo felici di averla qui con noi. E infine vi presento Maria Carla Garbarino. Lei è una carissima collega, è una ricercatrice e la curatrice del Museo per la Storia dell'Università di Pavia, che vi consiglio assolutamente di andare a vedere perché è un museo meraviglioso. È un'esperta di storia della medicina, ha scritto questo libro bellissimo che si chiama Per il bene dell'umanità soffrente. Sulla chirurgia di Giovanni Alessandro Brambilla, anche questo ve lo consiglio, ed è qui per, diciamo, stimolare, ecco, il racconto di Lucia. Questo libro che noi presentiamo, Per una storia dell'assistenza infermieristica a Pavia, ha anche una corposa, diciamo, appendice fotografica. Le fotografie sono di un'altra ca nostra carissima amica che è Elisa Moretti. E adesso, grazie all'aiuto della mia collega, Maria Cristina Regali, man mano che parliamo del libro, vedremo anche le fotografie. Intanto volevo lasciare immediatamente la parola a Luigia perché così ci dice, diciamo, l'importanza di questo libro, per le professioni infermieristiche, per gli infermieri, ma non solo, per la storia della medicina in generale, ecco. Buonasera a tutti. Allora, come ho affermato nella prefazione del libro che è stato pubblicato nel 2019, l'opera di Lucia Pregnata rappresenta per la professione infermieristica, ma penso anche per tutta la comunità pavese, un libro molto speciale. Un libro molto speciale perché nel suo libro lei racconta la storia dell'assistenza infermieristica a Pavia. Praticamente è un libro che mette in evidenza quelle che sono state le radici della professione infermieristica e soprattutto racconta dove si sono formati gli infermieri. Devo dire che quando Lucia Pregliata ha presentato il suo progetto, se non ricordo male, sono trascorsi 6 anni da quando lei è arrivata. Allora, non era l'ordine, ma era il collegio, degli infermieri. Certo. Diciamo che, la proposta che lei ha fatto è stata subito accolta. È stata subito accolta e per quanto mi riguarda è stata subito compresa, perché avevamo capito quale fosse il valore del lavoro che lei, voleva portare avanti.
Poi diciamo che l'entusiasmo iniziale che abbiamo dimostrato nel corso del tempo si è un pochino, diciamo, Affievolito. affievolito, probabilmente anche per il fatto che la sua proposta era una proposta impegnativa, richiedeva energie, richiedeva tempo. E richiedeva tempo, quindi diciamo che gli infermieri, probabilmente anche noi come consiglio direttivo, presi dall'attività di tutti i giorni, quindi da quello che è l'attività che gli infermieri portano avanti nelle corsie, e quindi l'impegno, questo entusiasmo si è un pochino affievolito. Qualcuno era anche un pochino scettico, devo dire, per quanto riguardava la proposta. Ma diciamo la caparbietà di Lucia, che incalzava continuamente, cercando di farci capire quanto fosse importante, documentare, testimoniare la storia dell'assistenza infermieristica, diciamo che questo ha preso sopravvento. E quindi siamo riusciti, nel corso degli anni, a portare a compimento questo progetto, che poi lei senz'altro metterà in evidenza, è l'inizio, diciamo, di un lavoro che lei sta cercando di documentare. Perché credo che documentare quella che è stata la storia dell'assistenza infermieristica sia molto importante, perché dà l'opportunità di riflettere e di comprendere qual è anche l'essenza dell'assistenza infermieristica. Perché anche dagli errori del passato che si può apprendere, e anche di quello che di fatto gli infermieri hanno portato avanti con tanto impegno e con tanta dedizione. Io Bene. in questo momento desidero comunque ringraziare Lucia, perché comunque Lucia ha fatto alla professione infermieristica e soprattutto credo alle nuove generazioni un grande regalo. Un grande regalo che rimarrà nella storia, e spero che altri porteranno avanti e approfondiranno quello che lei è riuscita a mettere in luce in questo lavoro. Grazie Luigia. E in effetti il lavoro che ha fatto Lucia è un lavoro difficilissimo, soprattutto per la difficoltà di reperire le fonti. Questo lei lo dice nel suo libro, diciamo, per cui insomma non è stato per niente facile. Io adesso darei la parola a Carla perché così, diciamo, entriamo nel vivo del libro e cominciamo a fare le nostre domande. Va bene, allora intanto vorrei dire questo, insomma, che ringrazio Antonella per avermi invitata, perché mi fa molto piacere essere qui e parlare di questo bel volume. Io lavoro, come Antonella ha detto, al Museo per la Storia dell'Università, che ha una bella sezione di medicina, e la storia della medicina mi appassiona particolarmente proprio per i risvolti, come possiamo dire, anche umani, oltre che scientifici, diciamo, di questo tipo di studio. E in questo volume si sente proprio la passione di Lucia Preiata nel ricostruire questa storia, e ci si rende conto anche della difficoltà nella ricostruzione dei primi storica, dei primi passi di una professione che è sempre stata dedicata al sostegno e all'assistenza dei malati e dei sofferenti. Quindi, diciamo, il tema è particolarmente importante. Inoltre, diciamo, ricostruisce, per quello che mi riguarda, una storia che non mi è del tutto familiare, perché io sono abituata a studiare, a raccontare anche ai miei visitatori una storia di uomini. Il tal medico che ha fatto una grande scoperta, e anche i medaglioni, per chi è stato al museo, insomma, ha presente come il nostro ingresso, ci sono tantissimi ritratti tutti di uomini. E quindi, in qualche modo, l'importanza fondamentale di questo volume è proprio di fare in modo che le donne finalmente smettano di essere delle ombre in questa storia e acquistino dei contorni vivaci, vividi, delle sfumature, e l'importanza che in qualche modo gli è stata negata dalle ricostruzioni storiche, e che invece avrebbero ovviamente meritato come protagoniste. Poi, ancora, sempre per deformazione
professionale, io ho imparato a dare tanta importanza alle testimonianze materiali, perché il nostro racconto può cercare di introdurre i visitatori a degli episodi, a delle vicende, però mostrare quell'oggetto, quel documento, quel preparato, quello strumento è sempre qualcosa che rende molto più vivida la descrizione. Ogni oggetto ha una storia che si porta dietro e è bello poter vedere come questa storia possa ogni tanto venire fuori di nuovo. Il libro di Lucia Preiata fa proprio questo, anche grazie alle belle fotografie che ci sono, alle fotografie di Elisa Moretti, ma anche proprio attraverso i racconti. Lei, oltre a raccontare una storia e a mostrare le fonti di questa storia, indica moltissimi luoghi che hanno mutato funzione. Una lapide, un punto particolare anche nel nostro palazzo universitario, subito fuori dal nostro palazzo. E in qualche modo quindi può costituire un po' una guida, si può anche, come possiamo dire, anche andare a spasso per Pavia con questo libro alla mano e sentire ancora l'eco di questa storia che Lucia Preiata ha raccontato. Quindi diciamo, io spero che appena saremo fuori da questa emergenza e ricominceranno tutte le attività culturali anche in presenza e le visite, potrò proprio usare questo libro come strumento di lavoro per fare delle visite anche al di fuori del nostro museo e indicare i punti che evocano questa storia bellissima che Preiata ha raccontato. Quindi diciamo, queste sono proprio le mie impressioni, ma mi farebbe piacere che del suo libro parlasse proprio Lucia Preiati. E quindi diciamo, la prima domanda che vorrei porle è proprio come è nata l'idea di condurre questa ricerca e di raccontare questa storia. La ricerca è nata da una sorta di bilancio personale della mia vita di lavoro. Tranquilla, ho pensato di fare delle interviste alle mie colleghe di scuola Convito, perché io sono venuta a Pavia quando è sorta la scuola, una scuola. Allora ho detto, ma io ho fatto, ma le altre cosa pensano della scelta fatta? Per cui ho fatto una serie di interviste alle colleghe, alle prime allieve della scuola Convito. Poi ho detto, ma la scuola è dentro il San Matteo. E come posso parlare della scuola senza andare a vedere il San Matteo? La scuola a Pavia è sorta nel 1959. E il San Matteo? 1449. Mamma mia, questa roba. Perché è sorto il San Matteo a Pavia, che ha una storia così lunga e direi gloriosa? Allora la mia ricerca si è spinta prima più indietro e poi, ma perché è sorto il San Matteo? E allora com'è nata l'idea dell'ospedale? Di lì poi. Prima a ritroso, poi procedendo molto lentamente, è nata questa storia che è diventata sempre più coinvolgente e appassionante. Ma non c'erano documenti, cose scritte, e allora sono iniziati i tanti problemi. E proprio a proposito di quello che tu hai detto, Lucia, io volevo chiederti, prima del San Matteo, prima della nascita del San Matteo, come era organizzata l'assistenza a Pavia? Che cosa c'era? Che cosa, diciamo, cosa si faceva per assistere i malati, ma non solo, anche i pellegrini, anche, diciamo, le persone disagiate?
Pavia è sulla via Francigena, per cui la via dei pellegrinaggi che dall'Europa andavano, portavano a Roma e a Gerusalemme. Allora, noi troviamo già questi ospedali, piccoli ospedali con 4, 5, 6 letti, a Pavia nel 1330 sono stati documentati ben 16 ospedali nominati, ma il problema era: ma cosa è rimasto di questi ospedali? Qui nasce l'idea di far vedere le cose rimaste. Allora, a Pavia io ricordo l'ospedale di San Lazzaro, cioè a dire uno dei primi lazzaretti nati in Italia, proprio sulla via Francigena. Questo oggi cosa c'è? L'ospedale ha funzionato con attività differenti nel tempo fino al 1800, ma il 1800 è qui vicino, certo. Ed è rimasta una chiesa in buone condizioni di conservazione che può essere visitata. Questa io non l'ho inserita perché dovevo, la mia era la specificità dell'assistenza infermieristica. A Pavia ricordiamo un altro ospedale di Santa Maria in Betlem, anche questo sulla via Francigena. Cosa è rimasto? La chiesa, cioè a dire Chiesa di Santa Maria in Betlem, nel nostro Ticino, Borgo Ticino. Di questa, di ospedale, non resta nulla, ma resta la chiesa. Poi nasce a Pavia la chiesa di San Rocco. Questo San Rocco, santo importantissimo, perché è venuto dalla Francia in Italia, ha contratto la lebbra, la peste, ed è diventato il patrono degli appestati. A Pavia si costituisce una confraternite nel 1400, potentissima, costruisce una chiesa e un ospedale. L'ospedale di San Rocco ci lascia dei ricordi nella attuale libreria Feltrinelli. Entrando, noi vediamo subito la pala d'altare con San Rocco. È perché noi a Pavia abbiamo avuto delle pesti molto importanti, in particolare la peste del VII secolo, una peste raccontata sulla storia dei Longobardi. E questa peste ha lasciato a Pavia un ricordo indelebile, al punto tale che a Pavia c'è un ricordo su un terzo piano dell'angelo della peste, che è questo. I pavesi erano così disperati per la questione della peste, se ne andavano tutti fuori della città, quel che avviene adesso per il coronavirus, tutti di corsa. Allora i pavesi si consolano e dicono che i rimasti hanno visto un angelo vestito di rosso che andava a toccare le porte di quelli che si sarebbero ammalati. Per cui un discorso terrorizzante. Altri dicono che lo inseguiva un angelo bianco
lo cacciava via l'angelo rosso della peste verso il Ticino. Questo è nella via principale di Pavia, strada nuova, guarda al Ticino e indica il Ticino e il Ticino se ne va. Per cui la peste Pavia ne ha avute in 200 anni ben 17 pesti, e di queste alcune documentate, per San Rocco. Poi c'è un'altra cosa che io non ho nominato nel libro perché non la conoscevo. C'è l'ospedale dei Cruciferi, non lo conoscevo. Questo si trova in via Cardano 10, andate a vedere, un palazzo enorme di 4-5 piani, ma vi invito ad andarlo a vedere al retro per rendervi conto della imponenza dei Cruciferi a Pavia. Addirittura anche questo ospedale ha funzionato fino al 1800. Quindi con le tue ricerche, Lucia, tu sei già andata avanti, nel senso che ci sono già altre cose da raccontare oltre a quelle che hai già raccontato nel tuo libro. E adesso penso che Carla voglia proprio farti una domanda su quello che succede dopo, no? Sì, in realtà volevo chiedere ancora una cosa, perché è una parte del libro che mi ha colpito, perché diciamo quest'anno insomma è l'anno dantesco e c'è proprio un legame tra in qualche modo un legame tra la Beatrice di Dante e un ospedale molto, molto famoso, uno dei primi ospedali. Volevo chiedere se poteva parlarci di questa vicenda, che secondo me è molto curiosa. Allora, questi piccoli ospedali non erano solo a Pavia, tutte le città avevano tantissimi ospedali, ma il ripetersi continuo della peste ha fatto capire che questa assistenza prestata dai conversi e converse, cioè a dire volontari che per ragioni di fede facevano assistenza ai malati, non bastava più. Ed ecco che le autorità religiose e civili si rendono conto che bisogna fare dei grandi ospedali per dividere i pellegrini, gli anziani, i bambini abbandonati dai malati, e vengono costruiti gli ospedali. Che succede? I primi ospedali in questo senso nascono in Toscana. Perché in Toscana? La predicazione di Francesco, che è andato per ben 3 volte a Firenze, ha entusiasmato i fiorentini e ha entusiasmato una donna, la nutrice di Beatrice Dantesca, che si chiama Monna Tessa. Questa Monna Tessa è a servizio presso Folco Portinari, che è un grande commerciante, banchiere, diremmo, e allora lei diventa seguace di Francesco e i poveri vengono a trovarla a casa di Folco Portinari. Ma lei capisce che questi disturbano, e però ha capito che Folco Portinari è anche una persona ambiziosa e che è ricchissima, e gli dice: ascolta, ma tu hai una casa là in fondo un po' isolata, me la puoi dare? E io i poveri li ricevo là. E lui ha detto: ma
sì, vai e ricevi pure i tuoi poveri. Solo che Monnatessa assisteva i poveri e ne venivano prima 10, poi 20, una quantità enorme di poveri. Allora lei alle donne della borghesia fiorentina che frequentavano la casa chiede: ma mi puoi aiutare ad assistere queste donne? Sì, io vengo. E tu? E tante donne rispondono all'invito di Monnatessa. Ma la casa di Folco Portinari era piccola, non bastava. E Monnatessa a Folco Portinari gli dice: guarda, tu sei un uomo grande, potente, guarda che tutta la città ti guarda, ma non puoi fare una casa grande. E Folco Portinari dice: insomma, la cosa mi interessa. E fonda un ospedale grande, 1278-88, per cui fonda Santa Maria Nuova sul suggerimento di una donna. Questa è la cosa importante. Difatti, Firenze, a Monnatessa, lo potete cercare in internet, ha fatto un grande monumento. Ma Monnatessa va avanti e dice: questi sono malati e di notte chi li guarda? E ha inventato una figura che nelle 24 ore assistesse i malati. Questo è una cosa enorme. Queste figure lei le ha create e poi gli ha dato uno status. Vengono chiamate oblate, donate a Dio. E queste assistevano per tutta la vita i malati, per amore di Dio. Perché Certo. è importante il fatto di Firenze? Perché a Pavia, nel 1449, viene fondato l'ospedale San Matteo di Pavia per opera dei frati domenicano Fra Domenico da Catalogna. È venuto qui a predicare e tutti volevano andare in paradiso. Lui ha detto: bene, cari pavesi, volete andare in paradiso? Una strada c'è, fate un ospedale. Un ospedale, e cosa facciamo? Allora lui ha detto: allora, i ricchi diano i loro soldi, tutti uomini naturalmente. I poveri, oblate, si Esatto, si oblate, chiamavano oblate, esatto. donate a Dio. E il frate di Pavia dice: e i poveri in paradiso non ci possono andare, no? Ci possono andare. Allora loro possono lavorare gratuitamente per fondare l'ospedale. Pavesi, entusiasti, hanno accolto l'invito di Fra Domenico e Fra Domenico va dal Papa a chiedergli: ma Pavia, possiamo fare un ospedale così e così? È la Chiesa che dopo la peste del 1360 aveva capito che i piccoli ospedali non potevano far fronte a questi problemi enormi, e dice: sì, lo potete fare, anzi, indulgenze a pioggia. A chi dona i soldi, a chi lavora in ospedale. Ma la cosa, andate in Toscana, a Firenze,
a Siena a vedere cosa loro hanno fatto. Toscana, perché lì c'era la predicazione francescana, ha anticipato i tempi. Andate e fate come hanno fatto loro. E così il nostro frate ha fatto. Per cui la situazione di Firenze è importantissima, perché costituisce un precedente che il frate ha portato a Pavia. Certo, quindi il modello praticamente anche dal punto di vista architettonico, oltre che organizzativo, del San Matteo di Pavia risiede proprio in questi ospedali fiorentini di cui tu stavi parlando. Invece delle oblate, a Pavia ci sono le dedicate, anzi ci sono prima i dedicati e poi le dedicate. Raccontaci, tra l'altro c'è una domanda che dice Carmen Pagano, che dice: ma chi erano? Esiste traccia dei loro nomi, delle loro storie, le dedicate? Raccontaci come erano organizzate. Allora, le dedicate, io penso, immagino che fra domenica avrà detto, sai, le oblate, fiorentini, per i pavesi dedicati maschi. Certo. Attenzione, lui è un uomo del suo tempo e definisce cosa devono fare i dedicati, quale divisa devono avere, e negli statuti dell'ospedale definisce il loro ruolo e cerca a ci mette gli amministratori che danno i soldi, amministratori e donatori, tutti gli uomini che danno i soldi, l'assistenza dei dedicati, lui conosce l'ordine suo domenicano, perché questa era una persona importantissima vicino alla casa generalizia che era a Bologna, per cui è un uomo colto, e i dedicati assisteranno i malati. E poi una terza categoria senza nome, le donne dell'ospedale. E chi sono le donne dell'ospedale? Quelle che partecipano alla famiglia dell'ospedale. Lui parla di donne dell'ospedale, però per fare famiglia ci vogliono donne, quasi che padri, madri e malati, malati maschi, attenzione, perché le femmine verranno molto più amate. E io suppongo che però questi, lui parla metà degli statuti sono impegnati nel definire i dedicati, sempre maschi, dedicati con D maiuscola e basta. Io suppongo che lui abbia cercato di far funzionare l'ospedale. Però così non funzionava. Così non funzionava, perché i dedicati non si volevano dedicare. Il problema è quello. Ce n'erano pochissimi che aderivano ed ecco lui che dice le donne, ma insomma, sono pettegole, parlano in continuazione, hanno un mucchio di difetti, ma siccome amava molto i malati, è andato a spulciare la Sacra Scrittura e ha trovato che nel libro dell'Ecclesiaste c'è scritto che dove non ci sono le donne, il malato geme. E allora ho tolto collo, per due volte soltanto parla di dedicate. Cosa ha fatto? Le parte delle donne dell'ospedale le ha promosse sul campo, per cui
questa è la cosa femminile. Lui ha cercato di fare quello che Monna Tessa ha fatto subito con le oblate. Lui ha detto: no, qui lo facciamo con i maschi. E no. Invece le dedicate hanno risposto con grande entusiasmo a questa loro promozione. Certo, e avevano un ruolo anche un po' particolare perché, diciamo, non erano suore, non erano, diciamo, all'interno degli ordini ecclesiastici, però, diciamo, per esempio, gli venivano tagliati i capelli quando cominciavano il loro servizio nell'ospedale, dovevano tenere una ottima condotta, potevano uscire solo accompagnate, cioè avevano tutta una serie di regole, però non facevano parte dell'ordine. Come venivano viste in città le dedicate? Come venivano stimate, venivano, diciamo, considerate in che maniera, ecco? Allora, qui dobbiamo fare le dedicate, nascono dalle donne dell'ospedale. Allora, la prima operazione con la quale il frate ha dovuto fare i conti è stata quella del lavaggio della biancheria sporca, Certo. problema importantissimo. Allora le donne dell'ospedale prendevano i panni dell'ospedale e andavano a lavarli in Ticino. Che succede? A Pavia si sono organizzati i paratici, tutti dei maschi. Quello delle femmine era quello delle lavandaie. Al Ticino c'erano tante lavandaie. Allora arrivavano le donne dell'ospedale e, cari miei, portavano panni sporchi molto. Allora le lavandaie hanno fatto la rivoluzione. Hanno detto: assolutamente no, queste non possono lavare i panni dei malati perché io dopo devo lavare i panni sullo sporco. Cari miei, rivoluzione, la città in grande fermento. E la città da un lato capiva le esigenze dell'ospedale, ma dall'altro tutti andavano a lavare i loro panni in ospedale. La cosa ha avuto una tale rilevanza che le autorità cittadine si sono dovute occupare della serrata. Siamo nel 1470, si sono dovute occupare della serrata, donne tutte da una parte, le une perché io vado, faccio questo e mi attaccano, e donne. Le altre, io non posso fare il mio lavoro, fare la lavandaia significava mantenere la propria famiglia. Allora si è mosso il Visconti. Il Visconti cosa aveva costruito? Il bellissimo castello. E cosa ha fatto venire il fiume Carona a portare l'acqua al castello? Ma questa cosa non si fermava. Alla fine tutte le autorità si sono riunite e il Visconti ha detto: signori cari, vi do un ramo della Carona. E cosa ha fatto? Ha fatto deviare un ramo della Carona verso l'ospedale in modo da creare un lavatoio dentro. Chiaro? E questa cosa ha messo pace nella città al punto tale che c'è una pietra
quella di prima, per favore, con fiume, non c'è. Sì, si arriva, arriva. Eccola. Allora, questa COM è scolpita in una piazzetta proprio dove passa la parte del Carona. Allora, Carona Ospedale Maggiore, perché gli ospedali minori erano quelli del Medioevo e questa acqua era intoccabile perché si temeva che altri prendesse l'acqua. E comunque Pavia questa cosa l'ha colta molto bene in piazzetta Ferreri, proprio dove passa la Carona c'è questo. Per cui le donne unite nell'ospedale e no, hanno ottenuto una cosa importantissima, l'acqua in ospedale. Guarda, è una storia veramente affascinante, una storia bellissima e tra l'altro una storia che rivela una capacità di protagonismo delle donne, di reazione e anche di risultati ottenuti, perché lì concretamente sono riusciti a modificare la situazione. Poi, diciamo, l'ospedale San Matteo ha un lungo periodo con anche dei momenti di decadenza durante la dominazione spagnola, finché non arriva Maria Teresa. E qui io lascio la parola alla mia collega. È vero che siamo tutte e due teresiane, perché la nostra biblioteca e il Museo della Storia dell'Università hanno la stessa origine teresiana. Però, diciamo, lei è più storia della medicina e quindi ne sa mille volte più di me. No, beh, però è vero, siamo teresiane tutte e due. Io appunto volevo chiedere a Lucia proprio di parlarci un po' di quello che succede all'ospedale San Matteo in seguito agli interventi teresiani, cioè la riforma teresiana dell'università, portata avanti poi anche dal figlio di Maria Teresa Giuseppe II, l'imperatore appunto, e ha portato l'Università di Pavia a essere veramente un centro all'avanguardia. E l'università era proprio fianco a fianco rispetto all'ospedale. Il mio ufficio è in parte in quello che era l'ospedale, in parte in quella che era l'università. E appunto volevo chiedere a Lucia di raccontarci un po' che cosa è successo in quegli anni per quanto riguarda l'ospedale, assistenza ai malati e appunto le protagoniste della sua storia. Ecco, qui troviamo un'altra donna molto sensibile al cosa. Cosa è successo? È successo che la Maria Teresa ha cambiato l'università e con l'università la medicina e l'ospedale. Allora, le cose più importanti avvenute in questo periodo sono quelle relative alla clinicizzazione dell'ospedale. Prima c'erano i malati tutti insieme che venivano curati, psichiatrici, e malati di medicina, di chirurgia. Allora la dominazione austriaca porta alla clinicizzazione, scindere i malati, dividerli per categorie di malati. In particolare viene fondata la ostetricia, perché prima stava insieme alla chirurgia. Allora, Maria Teresa opera attraverso una serie di riforme. A Pavia particolarmente importante è stata l'azione dei Frank, padre e figlio, che hanno fatto questa distinzione, individuato l'importanza della salute pubblica e
non solo dividere la ostetricia dalla chirurgia, ma creare una separazione con un sapere relativo alle clinicizzazioni. Allora, l'operazione più importante è stata quella che hanno subito capito gli austriaci, che bisognava valorizzare le donne, le ostetriche, che i maschi non potevano occuparsi di tutta la ostetricia, che bisognava creare una scuola ostetrica, ma a doppio livello, un livello femminile e un livello maschile più. E hanno cercato di convincere l'amministrazione di fare questa divisione. Già dal 1800, dal 1767, i pavesi gli hanno detto: no, no, a noi va bene così. Non vogliamo fare questa seconda scuola. Cosa ce ne facciamo noi di questa seconda scuola? Va bene, gli austriaci ci hanno provato in tutti i modi, niente da fare. Gli austriaci volevano che Pavia, che è la sede di università, tale restasse. Ma niente, allora cosa fanno gli austriaci? Fondano la scuola per le ostetriche a Milano, poi a Mantova, poi a Como, addirittura fondano in un'altra, non mi ricordo adesso, quattro scuole. A Pavia la scuola per ostetriche è stata fondata nel 1818, 40-45 anni dopo Milano. Però è una cosa importantissima. Altra cosa fondamentale da ricordare è che il governo austriaco manda i medici pavesi in giro per l'impero e per l'Europa. Uno di questi viaggi importantissimi è stato quello del marchese Malaspina, che è andato, e qui parla degli infermieri, è andato in Inghilterra e che cosa ha visto? Che qui c'erano tutti i maschi e ha visto che là c'erano le femmine che facevano l'assistenza. E dice: nei nostri luoghi sta roba non va molto bene. I maschi, è vero, sono un po' meno bravi, però bisogna aiutarli a fare in modo che diventino bravi. Lui è un uomo del suo tempo e non può che ragionare così, però fa delle osservazioni molto interessanti. Che l'assistenza in ospedale è mischiata, l'assistenza dei malati, il facchinaggio, e tutta una serie di cui bisogna, per cui cosa direi molto importante. Operazione importantissima del governo austriaco è quello di aver creato il regolamento per le dedicate. Questi austriaci venuti qui mandavano a Vienna le relazioni e ce n'è una molto interessante. E dice: sai, in questo ospedale San Matteo ci sono le donne velate. Ma queste donne velate, strane, non sono suore e non sono laiche. Una roba strana. E però poi il relatore dice: sai,
Rasso, e poi hanno un nome stranissimo, si chiamano delicate. Poi il relatore, per specificare, dice: ma sai, sono un po' le beghine che lavorano nei nostri ospedali, perché questa Tradizione. delle donne è cosa. Bene, nel 1830 fanno un regolamento, che è questo che voi vedete, sulle delicate. Allora, le delicate, sempre con la D maiuscola, solo le delicate, non confuse. Per esempio, il marchese della Spina le chiamava le serve, e non era giusto. Questo è un passo avanti molto importante, anche perché il tema delle delicate viene declinato, cioè delicate tutte quelle che lavorano gratis per amore dell'ospedale, ma i loro onori sono differenti. Le delicate magazziniere, le delicate cuciniere, le delicate infermiere. Allora una divisione notevole, poi allentano le regole durissime, perché prima le delicate non potevano uscire da sole, loro dicono sì che possono uscire, e poi accordano un stipendio importante, perché questo serve: a ogni delicata viene data una cifra che serve per il loro mantenimento. E poi mettono in evidenza anche che l'ospedale, se muoiono, gli fa anche il funerale gratis. Per cui gli austriaci, da un lato, hanno cercato di aprire questa cosa molto chiusa, però dall'altro hanno mantenuto, anzi potenziato, l'aspetto religioso e donativo. Capito? Per cui questa cosa è importantissima. Guarda, diciamo, hai raccontato tutta questa vicenda che ci porta al fatto che diventano in qualche modo delle professioniste. Quindi c'è una divisione dei compiti, c'è un salario, diciamo, si passa dal puro volontariato in cambio semplicemente del vitto e dell'alloggio, perché questo era quello che avevano precedentemente le dedicate, a una sorta di professionismo. E io vorrei chiudere questa bellissima presentazione parlando del tuo ultimo capitolo, del capitolo che tu dedichi alla donna che davvero ha cambiato la professione infermiera, e cioè a Florence Nightingale. Diciamo, tu ci racconti come nasce la sua, anzi, ci racconti anche del suo nome, dovuto al fatto che i genitori erano a Firenze, per cui lei si chiama Florence. Ci racconti come nasce, più che la sua vocazione, la sua ribellione. Lei voleva essere, diciamo, una persona indipendente, voleva essere una donna che, diciamo, si costruisse da sola la sua strada, senza, diciamo, costruirsela prendendo marito. Poi succede una cosa nella storia e nella sua vita, e cioè la guerra di Crimea. Florence Nightingale va in guerra. Che cosa succede? Cosa cambia? Allora, innanzitutto una coincidenza strana che non è stata ancora messa in evidenza, che Florence Nightingale nasca a Firenze, dove c'è stata Monna Tessa. Chiaro, non è chiaro, di lei sappiamo molto, è venuta in Italia 3 volte, non sappiamo se è andata a Firenze. Ma io credo che questo richiamo Firenze-Florence sia
importantissimo. I genitori della Florence vanno a Firenze per farla nascere lì, poi vanno a Napoli per far nascere la Sedoina, che si chiama Partenope. Allora, lei ha il destino segnato, però anche qui sono i genitori, sono ricchissimi, colti, in particolare il padre, ma non ha figli maschi. E non avendo figli maschi, e non può passare il testimone della famiglia. E allora nata questa ragazza intelligentissima, il padre che cosa fa? Gli dà degli insegnanti maschi e vuole, le insegna tutte le cose che avrebbe potuto insegnare a un figlio, ma che non ha avuto. E la ragazza mette a frutto tutto quello che ha insegnato il padre. A un certo punto va in giro per l'Europa per andare a vedere come erano organizzati gli ospedali e si fa delle idee. Ma la famiglia è talmente alto locata che è vicina al ministro della guerra. Cosa succede? Che c'è la guerra di Crimea, Francia e Inghilterra sono alleati e ci sono anche gli italiani. Ma cosa succede? Che i soldati francesi muoiono meno dei soldati inglesi, non sia mai. Allora, cosa succede? Il ministro della guerra, che sapeva di queste idee balzane e strane della ragazza, il padre, per tenerla quieta, perché la madre voleva che si sposasse, lei dice: io non mi voglio sposare. E allora le ha fatto girare l'Europa. Il ministro della guerra, sapendo di questo, e dice: e perché non mandiamo lei? Niente. Lei parte con 38 infermieri. La mortalità, dopo i medici, agitazione incredibile per quello che stava succedendo. Una donna in campo di battaglia, non sia mai questa cosa. E niente, lei va con queste 38 infermiere con grandissimi problemi, ha avuto modo anche della vicinanza delle suore della carità italiane, delle quali parla, e comunque la mortalità cala subito, perché la maggior parte dei soldati moriva per infezioni, perché c'era sporco dappertutto e i maschi non erano in grado di cavarsela. Allora lei fa due anni e mezzo di una butta stressantissima, torna malata molto, ma soprattutto i soldati sono stati i suoi supporter. Cioè, scrivevano alle famiglie che la guerra era una cosa infernale, ma c'era lei. Allora, siccome la donna stava in alto, se ne occupa la stampa, non c'era la televisione, ma tutto il coso. Gli inglesi aprono una sottoscrizione, tutte le famiglie inglesi partecipano e le danno una grossa somma di denaro. Lei istituisce una scuola per infermieri, la scuola all'interno dell'ospedale di St. Thomas di Londra, e lei dà un'impostazione militaresca a questa scuola e definisce una assistenza infermieristica di tipo professionale. Scrive un libro, che è questo che vedete,
cenni, parla di cenni, ma sono radici e fondamento dell'assistenza ai malati. Afferma immediatamente una cosa, che le donne devono fare assistenza ai malati, ma che per fare l'assistenza ai malati bisogna prepararsi e sapere cose, per cui un'assistenza infermieristica basata sulla conoscenza. Poi lei documenta tutto, si impegna a fare quanti erano morti prima, quanti sono morti adesso, la statistica si stava fondando in quel periodo e la nonna ha un successo mondiale. Tutti vogliono, non tutti, l'America vuole istituire anche lei le scuole per infermieri e sarà il paese che avevano i soldi, avevano delle guerre in casa, ma soprattutto il suo esempio è servito al fondatore della Croce Rossa Internazionale proprio qui in Italia, in una delle nostre guerre, e praticamente qui parte una modalità di fare assistenza capovolta, cioè a dire tutte le donne possono farla, ma devono apprendere. E queste donne bisogna riconoscerle e pagarle. Cosa succede? Manda allieve in sue allieve in tutto il mondo per istituire queste scuole. Pavia, la roba si sente, non sono ancora riuscita e non so se riuscirò a vedere se se ne parlava nel giornale che ha preceduto la provincia pavese, no, ma all'interno dell'amministrazione non so se ne parlava. Il messaggio arriva a Pavia sicuramente nel 1902. Pavia istituisce una scuola. E qui siamo arrivate. Così praticamente questa qui è la prima puntata del libro di Lucia, del lavoro di Lucia, che voi diciamo potete ben capire da quello che abbiamo ascoltato è stato un lavoro certosino, difficilissimo. Le sue fonti, come abbiamo visto nelle fotografie, a volte sono stati un pezzo di affresco, una lapide, veramente le fonti più disparate, però Lucia è riuscita a ricostruire una una storia interessante e molto affascinante dell'assistenza infermieristica dal Medioevo a Florence Nightingale come periodo a Pavia. Adesso aspettiamo il secondo volume. Nell'attesa io volevo lasciare la parola a Carla e a Luigia per i saluti e poi ci salutiamo, perché abbiamo sorpassato più di un'ora che stai parlando, Lucia. Non so con che forza, non hai neanche bevuto un goccio d'acqua. Facciamo un ultimo giro di saluti e poi chiudiamo il nostro incontro. Luigia. Sì, io volevo ringraziare Lucia per la presentazione che ha fatto e anche la dottoressa Garbarini per quanto ha messo in evidenza, e credo che la prossima volta riprenderemo da qui e avremo modo di vedere che gli insegnamenti di Florence Nightingale, partendo anche dal modello formativo, declinerà nella nostra realtà italiana molto molto tardi. Infatti nelle scuole infermieristiche italiane si è incominciato a parlare dell'assistenza infermieristica, del modello concettuale dell'assistenza infermieristica, che risale al 1859, verso la fine degli anni 60. Quindi sono passati più di 100 anni
prima di incominciare a mettere a frutto, no, quelli che sono stati i suoi insegnamenti. E proprio in questi giorni, andando a guardare un attimo quello che è stato il contributo di Florence Nightingale, ho avuto modo di verificare che recenti revisioni quanto riguarda la letteratura infermieristica hanno messo in evidenza che gli insegnamenti di Florence Nightingale in molti paesi vengono ancora applicati e fanno scuola. Ecco, su questo dobbiamo molto riflettere rispetto a quella che è stata, diciamo, l'importanza del contributo che lei ha dato alla professione infermieristica in tutto il mondo e proprio per sviluppare quello che oggi noi chiamiamo il pensiero e le teorie infermieristiche che hanno contribuito anche poi a sviluppare le competenze degli infermieri. Grazie Luigia. Carla? Grazie, io voglio soltanto ringraziare te, Lucia e Luigia per questo incontro e diciamo, spero che la presentazione del prossimo libro sarà di persona. Ecco, semplicemente speriamo di poterci vedere anche a quattro occhi tutti insieme. Certo. Allora, Lucia, noi ti ringraziamo tantissimo. Vuoi dire anche tu un'ultima, diciamo, frase di commiato? Allora, io spero che Pavia e l'università faccia molto per valorizzare questo passato, perché questa è cosa molto importante per le infermiere, ma soprattutto per la città. Grazie, grazie. Intanto scorrono i commenti, ci sono tantissimi complimenti per te, Lucia. Diciamo, bellissimo e affascinante racconto della storia delle donne che hanno creato questa importante assistenza. Grazie a Lucia e a tutte voi, grazie a Lucia. Alessandra Ferraresi, grazie a Lucia Preiata per questa interessante relazione che è il risultato evidente di una ricerca accurata e originale che leggerò sicuramente. E poi grande Lucia, bravissima. Insomma, poi tutti i commenti Lucia restano sulla registrazione, quindi potrai andarteli a leggere. Ecco. Allora, io ringrazio tutte voi, è stato veramente molto molto interessante. Come diceva Carla all'inizio, noi siamo abituate nei nostri istituti teresiani a parlare di uomini. Lei ha, diciamo, grandi medici fino al primo Nobel per la medicina a Golgi, io ho il mio Joseph Frank, il busto di Frank con cui, diciamo, siamo abbracciati in Salone Teresiano con la sua generosissima donazione alla biblioteca universitaria e invece oggi abbiamo finalmente parlato di donne e del loro ruolo che si è rivelato assolutamente insostituibile. Hanno provato questi dedicati, ma i dedicati non si dedicavano e quindi io penso che questo libro sia veramente di grande interesse. Io lo consiglio vivamente. Detto questo, io vi do appuntamento alla prossima settimana. Presentiamo un libro bellissimo anche venerdì prossimo. Il libro si chiama Ombre nella mente. Gli autori sono Paolo Mazzarello. Carla, ti dice qualcosa? Ecco, è la professoressa Grignani che hanno, diciamo, esplorato, le ombre appunto nella mente attraverso le due figure, di Lombroso e di Carlo Dossi. Quindi da una parte Lombroso, dall'altra la scapigliatura. Io il libro lo sto leggendo, infatti non ce l'ho qua perché ce l'ho lì che lo sto leggendo ed è un libro anche quello bellissimo. Quindi vi do appuntamento venerdì 26 alle 17. Invece vi ricordo che da domani la Biblioteca Universitaria si lancia in un'impresa, credo unica in Italia, perché da domani parte il nostro Un Dante al Dì. È una maratona dantesca. Ogni giorno noi pubblicheremo un canto di Dante, a partire ovviamente dal primo dell'Inferno, per 100 giorni, perché questo è il numero dei canti, letto da attori.
attori, scrittori, studiosi, docenti, diciamo amici, ognuno dei quali ovviamente lo ha interpretato con tutta l'emozione che dà a leggere Dante, per cui chi vuole seguirci, ogni giorno avremo un canto di Dante. La nostra maratona si chiama appunto Un Dante al dì e finirà la lettura dell'Inferno, finirà il 25 marzo, che è il Dante dì, cioè il giorno dedicato a Dante. Qui mi ricollego a Carla, speriamo il Dante dì in presenza di aprire la nostra mostra su Dante, quindi di tornare davvero in Salone Teresiano. Va bene, grazie, grazie a tutti, Grazie. grazie a tutti. Grazie. Grazie.